Oggi è una sconfitta, purtroppo l'ennesima, però l'abbiamo detto più volte, Sersale che forse sta trovando la via giusta, ecco, per risalire un attimino la china di questa classifica. Siete ancora purtroppo a quota zero, siete andati a rete, non avete subito tanti gol, non so se può essere così un motivo di fiducia questo qua. Sì, oggi siamo più fiduciosi perché abbiamo cambiato qualcosa in difesa con il rientro di Corotanite, il nuovo acquisto che abbiamo fatto in settimana, gentile, la difesa non è andata male. Purtroppo sono gli episodi che stiamo pagando, questi episodi che ci stanno andando male, perché come oggi il rigore è fallito sul 0-0, un rigore subito siamo andati in svantaggio, poi sul 2-0 abbiamo avuto l'occasione noi del rigore e Caturano lo ha fallito, e quindi potevamo sicuramente, se si segnava il rigore, riaprire la partita, e ancora mancavano 20 minuti e potevamo anche pareggiare, perché era un momento in cui stavamo attaccando. Sì. Purtroppo, che dobbiamo dire, ci becchiamo le ferite, ma sicuramente dobbiamo ripartire da questa partita aggiustando sempre qualcosina, perché ci sono errori individuali di inesperienza. È chiaro. Vincenzo. Sì, buonasera Presidente. No, io ti volevo chiedere, siccome hai visto tutte le partite, sei fiducioso nel senso del tasso tecnico della tua squadra, che è più o meno alla pari di quelli che hai incontrato, che adesso sta subendo questo momento un po' difficile per entrare nel campionato di Serie D, poi il campo che manca sicuramente, poi penso che tra poco arriverete a giocare dal Ferraviz e forse le cose cambieranno. Ti dà fiducia? Hai visto una squadra che può lottare fino alla fine? Sì, la squadra, come ti stai dicendo, ha lottato fino alla fine, però la differenza purtroppo si vede, c'è una differenza di passo, noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, anche se secondo me dobbiamo anche ancora intervenire sul mercato, aspettare dicembre a fare qualche altra cosa, perché sono giocatori forse che non riescono ad esprimersi bene in Serie D come lo facevano in eccellenza, perché come dicevo prima ci sono troppi errori individuali. Un organico quindi da sistemare ancora, da adeguare alla categoria. Pensavate insomma che riconfermando il gruppo lo stesso potesse funzionare al 100% anche in Serie D? Non è stato così. Sì, sicuramente dobbiamo cercare di fare qualcosa, rinsaldare, come dire, gli animi e cercare di uscirne fuori da questa situazione. Quindi a breve come nulla, dicevi, nessuna novità, solo dicembre dovranno attendere i tifosi. Vediamo un attimino, perché adesso dobbiamo sicuramente vedere gli svincolati, se c'è qualcuno da poter tesserare buono che ci possa far fare la differenza, no? Dobbiamo sicuramente aspettare dicembre. Ecco, però dobbiamo ripartire da oggi, perché oggi sicuramente potevamo anche pareggiarla la partita, è andata così, però ho visto già una squadra che anche dopo aver preso il gol ha avuto una buona reazione, invece le altre partite dopo abbiamo preso il gol siamo spariti, invece oggi c'è da prendere per buono questo, che la reazione c'è stata. Vincenzo, una società, il Sersale, che non vuole fare la comparsa in Serie D, quindi reagisce e vigile sul mercato, e chiaramente si attende anche che possa tornare al Ferraviz, ecco, perché si stanno facendo pure i lavori per tornare lì. Vincenzo. Io penso che sia molto importante tornare a giocare a Ferraviz, perché il calore della cittadina di Sersale è molto, aiuta la squadra, aiuta i tifosi, aiuta tutte le componenti che ci sono. Però dalle parole del Presidente, insomma, ho capito che ci sarà una piccola rivoluzione sicuramente a dicembre. È chiaro che bisogna aspettare quel periodo, però bisogna cercare in questo momento di muovere un po' la classifica, portare più punti che si possono ingranellare per cercare
cercare di poi giocarsi il tutto per tutto, penso che faranno così, ecco. Presidente. Sì, sicuramente come dice Vincenzo, però ripeto, le nostre forze sono sempre quelle, il budget è quello, quindi cerchiamo un attimino di sbagliare il meno possibile e poi di ritornare a giocare nel nostro campo, perché per noi venire a giocare qui alla Mezza è come se giocassimo sempre fuori casa. Stanno facendo i lavori per omologare il campo per la D, per il terreno non abbiamo problemi perché abbiamo la proroga di un anno, se ritorneremo sicuramente al nostro campo a Ferraritti, questo ci darà una grossa mano, secondo me cominceranno anche a venire i punti in casa. Brutta trasferta la prossima. Adesso un'altra trasferta, perché già noi, te l'ho detto, siamo sempre in trasferta, perché la Mezza ci hanno accolto bene. Sì, no, ma dico, è anche brutta perché si va in casa del Rende, no? Che è prima in classifica, sì, oggi ha vinto fuori casa. Rende, prima in classifica, ha vinto anche fuori casa oggi. Sì. Andiamo a fare la nostra partita, non è che siamo già resi, questo no. Sicuramente andiamo a giocarci la nostra partita, speriamo che ci gira un po' la fortuna e qualche episodio sarà a nostro favore.